10 siti web, 10 applicativi per organizzarsi meglio al lavoro, nella vita di tutti i giorni, nella creazione di contenuti. Li andiamo a vedere subito dopo avervi ricordato che se vi volete organizzare davvero bene nella vostra vita e nella vostra produzione di contenuti digitali, queste sono le cose che dovete fare. Per esempio, ne citiamo una a caso: chiocciolina Ciraulo, canale Telegram del sottoscritto, dove trovate altri link, altre risorse, altri aggiornamenti su quello che faccio e su quello che potete fare voi per usare meglio la vostra comunicazione digitale. E allora dai, direi di andarci a buttare a capofitto in queste applicazioni. Vediamo se avete già riconosciuto la prima. Eh sì, vi sto parlando proprio di Todoist. Beh, probabilmente questa è la più famosa. È l'applicazione per to-do list più nota in circolazione, devo dire che anche forse la migliore per utilizzi generici. Quindi se voi dite: io non ho mai usato un'applicazione per to-do list e voglio cominciare a farlo, beh, allora credo che quello che vi suggerirei di fare è utilizzare Todoist. È anche quella che utilizzo io, tra l'altro, addirittura col piano a pagamento. Più o meno tutte le applicazioni che vi mostrerò, non lo ripeterò ogni volta, hanno un piano gratuito e un piano a pagamento, direi che nella totalità di quelle che vi mostrerò, e sono disponibili ovviamente per desktop, per smartphone, iOS, Android e tutto quanto. Insomma, non ripeteremo sempre la stessa cosa. Todoist ci permette di realizzare delle liste di cose da fare e poi anche di... insomma, di aggiungere qualche piccola funzionalità molto interessante. Per esempio, se oggi volessi registrare un video, aggiungerei registra video, magari anche provando a scrivere correttamente, e vado ad aggiungere l'attività nel progetto, vedete che possiamo anche creare più di un progetto. In questa maniera possiamo aggiungere delle etichette alle cose da fare, possiamo aggiungere dei filtri alle cose da fare, possiamo aggiungere delle date di scadenza, dire questo lo facciamo domani, dopodomani, settimana prossima, oppure ordinare le cose per priorità. Devo dire che io, tra il fatto di buttare dentro le cose che devo fare e poi utilizzare filtri, etichette, date di scadenza per ordinare le cose che faccio durante la giornata o durante la settimana, ecco, con questo strumento mi trovo veramente molto molto comodo. Se volete un video per organizzarsi meglio, potete andare su YouTube e cercare metodo Getting Things Done, metodo, vediamo se lo troviamo, metodo Getting Things Done, aggiungete per sicurezza Ciraolone e troverete sicuramente il video che ho fatto insieme a Jacopo Pellarin sul più famoso metodo per l'organizzazione personale, Getting Things Done. Comunque ve lo linko nella descrizione di questo video. E a questo punto passiamo al secondo sito web, secondo applicativo famosissimo, Trello. Poi, se mi seguite, insomma, conoscete già il mio amore per Trello. Trello fondamentalmente è una bacheca che ci permette di fare quello che vogliamo, cioè noi abbiamo una bacheca vuota, possiamo crearci dentro delle liste, video da fare. Io per esempio uso Trello per il mio calendario editoriale, video da guardare e così via, e all'interno di ogni lista andiamo ad aggiungere quella che è una scheda. E quindi, non lo so io, come usare OBS Studio, 10 siti per organizzarsi meglio e così via. All'interno di ogni scheda possiamo poi andare a inserire tutta una serie di informazioni, di checklist, di etichette, di altre persone se stiamo collaborando con qualcuno, di allegati, date di scadenza, descrizione, commenti. Insomma, possiamo fare davvero un sacco di cose. Non entro nel dettaglio più di così, perché Trello è davvero così tanto grande che non riusciremmo in un video dedicato anche ad altro ad approfondire abbastanza bene quello che ci permette di fare. Sappiate che è un libro bianco che ci permette di fare quello che vogliamo, e se desiderate approfondirlo, questo è il video che state cercando, il tutorial in italiano, quello che ho fatto con la Deborah Montoli del canale Telegram Alume di Fare, dove spieghiamo nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere su Trello. Ci abbiamo anche fatto un corso che trovate nei miei link soliti, tutto linkato nella descrizione, se proprio volete super approfondire un corso di 6 ore addirittura.
Trello molto utile, lo utilizzo tutti i giorni per il mio calendario editoriale, come utilizzo con grande piacere Notion. Notion probabilmente è il sito web numero uno per prendere note, per scrivere cose, anche cose complesse, articolate, che poi una linka all'altra, con magari una parte di to-do list, con una bella formattazione. Tutto questo lo possiamo fare con Notion. Adesso vi faccio vedere qualche template di quelli già pronti, giusto per darvi un'idea di quello che si può fare. Vedete, le note di un meeting. Questo qua è quello che voi potreste fare. In questo caso vedete che c'è un testo e poi c'è una tabella. Oppure andiamo a vedere, per esempio, in InDesign, una roadmap di un progetto. Guardate che carina. In questo caso abbiamo la visualizzazione in colonne, tipo Trello, vedete? Tutto all'interno dello stesso documento. Oppure vediamo in Education cosa ci permette di fare. Delle note di classe, andiamo a vedere. Ed ecco qua ancora una volta un'altra tabella con delle altre colonne e impostate in una maniera differente. O ancora, vediamo. Ingegneria, wow, una to-do list. Vediamo un po' che interessante. Ed ecco ancora la visualizzazione in colonne tipo Trello. Marketing, ultimo, andiamo a vedere i brand assets ed eccoli qua, vedete? In questo caso andiamo a vedere tutti gli elementi del nostro brand, il logo, gli sfondi, le immagini, tutti allegati all'interno della stessa pagina nota di Notion.so. Molto molto interessante questa applicazione, devo dire che io stesso ancora non la conosco abbastanza bene, perché è davvero molto molto ricca di funzionalità e vi invito ad esplorarla se siete di quelli che hanno bisogno di scriversi tante note, tante cose e poi andarle a ritrovare, guardate che bella, andarle a elaborare. Quello che vedete qui lo potete poi replicare, non è una cosa che è disponibile soltanto come da guardare, ma tutto questo si può davvero andare a replicare. Vediamo un budget in Notion. Vedete che ogni pagina poi tira l'altra, quindi si può entrare sempre di più nelle sue dinamiche. Molto interessante. Tra l'altro, se su YouTube scrivete Notion, vi voglio far vedere uno dei più interessanti canali che io conosco, che adesso non troverò sicuramente. Eccolo qua, Keep Productive, di, credo che si chiami Francesco D'Alessio, ecco, che non ho ancora capito se è un ragazzo italiano che parla in inglese o se è semplicemente un ragazzo americano con il nome italiano, di origini italiane, ma è molto molto interessante, vi invito a esplorarlo, è in inglese Keep Productive, molto molto bello. Passiamo al prossimo software. Vi sto parlando di Integromat. Ah, Integromat è probabilmente il mio software preferito, il mio applicativo preferito, perché è una specie di If This Then That, per chi se lo ricorda, on steroids. Ovvero noi diamo un trigger al nostro applicativo, gli diciamo quando succede questa cosa, a cascata, fai tutta una serie di cose. In questo caso, per esempio, io gli sto dicendo ogni mercoledì mattina prendi tutti gli ultimi video del mio canale YouTube, mettili insieme, accrocchiali in questa maniera, che non vi sto a spiegare ovviamente, e buttali sul canale Telegram come Wednesday Video. Ed è con questo sistema che io ogni settimana sul canale Telegram metto l'elenco dei miei ultimi video. Sapete che non mi piace pubblicare ogni singolo video, perché io dico, cioè, se ti interessano tanto i video ti iscrivi su YouTube e attivi la campanella. E quindi preferisco una volta alla settimana mettere un semplice riepilogo. Beh, questa cosa qua la faccio totalmente con Integromat. Ma ci permette di fare un sacco di cose Integromat. Guardate, questa invece è la gestione dei miei patrons che metto in pratica una volta al mese e guardate quante applicazioni ho collegato. Parte tutto da un file di testo per poi andare a buttarsi dentro i fogli di Google e poi crearmi dei task su Todoist, andare a modificare i fogli di Google, inviarmi dei messaggi su Telegram e ancora andare poi a creare altri task su Todoist, altre righe nei fogli di Google e infine anche inviare delle mail alle persone interessate in determinate circostanze, così come ancora messaggi Telegram, task su Todoist e righe su
fogli di Google. In questa maniera io una volta al mese ricevo una serie di cose che devo fare per la gestione dei patrons e invio loro dei messaggi automatizzati. Tutto questo è possibile grazie a Integromat. Voglio farvi vedere un'ultimissima cosa, vediamo se riesco a simulare un nuovo scenario per farvi vedere quante tante cose potete automatizzare. Guardate, queste sono tutte le applicazioni che sono collegate e collegabili con Integromat. Ovviamente abbiamo a disposizione i principali social network, Facebook, Twitter, Instagram e chi più ne ha più ne metta, così come le principali applicazioni organizzative, quelle che vi ho citato fino adesso, anzi non tutte in realtà, Todoist e Trello sono dentro questo sistema, mentre Notion non è ancora disponibile. Questa è una grave pecca di Notion, che non rende disponibili le API per effettuare queste automatizzazioni. Guardate, sono proprio tantissime, direi di fermarci alla Q, tanto ho reso l'idea. Una piccola nota di servizio: se Integromat vi risulterà troppo complicato, perché effettivamente un pochino bisogna essere smanettoni per capirne il funzionamento, allora Zapier è un'alternativa decisamente più semplice, più alla portata di tutti, che permette di fare delle automatizzazioni molto molto simili. Prossima applicazione, Toggle. Toggle che cos'è? È fondamentalmente un time tracker, o come diavolo si dice nella vostra maledetta lingua inglese. Che cosa ci permette di fare? Beh, molto semplicemente scrivere cosa stiamo facendo, registrando video YouTube, premere play e Toggle ci terrà traccia di quello che stiamo facendo di volta in volta. Molto comodo se abbiamo magari dei clienti a cui poi dobbiamo attribuire dei costi, o se vogliamo renderci conto di quanto impegno ci chiede ogni cliente, ma molto comodo anche nella nostra organizzazione per capire come e dove spendiamo il tempo, cioè come impieghiamo il nostro tempo. Con Toggle riusciamo a capire che attività, quali attività ci richiedono effettivamente più tempo. Possiamo dividerle poi per progetto, etichetta, anche per costo, per guadagno. Insomma, molto molto completo, molto utile anche inserirlo, metterlo nel telefono in modo da avere a portata di mano poi già tutti i dati e anche la possibilità di avviare o interrompere delle attività. Toggle, vediamo il prossimo applicativo, MindMeister. Che cos'è MindMeister? Beh, forse lo avete già capito, è un applicativo di mappe mentali. Molto utili le mappe mentali per organizzare il proprio lavoro e per capire soprattutto dove vogliamo andare a parare nel nostro lavoro e nelle cose di tutti i giorni. Vedete che ci sono dei template. Ipotizziamo di voler fare un'analisi SWOT del nostro progetto, quindi potrei aprire il template Aligned, ecco che sta creando la mappa mentale, e qui andare a scrivere per esempio analisi SWOT canale YouTube, e a questo punto vado a creare le sottocategorie, quindi rischi, vediamo se, eccolo qua, opportunità, e poi ancora, cos'è che erano le cose dell'analisi SWOT? Punti di forza e di debolezza, vero? Mi sembra di sì. Quindi, punti di forza, punti di debolezza. E così via, e adesso qui sotto possiamo andare a scrivere tutti i vari sottopunti, quindi stiamo facendo un'analisi per avere un quadro di insieme di quello che è il mio canale. Molto molto utile per quanto mi riguarda utilizzare il modello della mappa mentale, perché effettivamente poi guardandola da lontano si capisce un pochino a grandi linee il progetto che stiamo portando avanti. Prossimo applicativo, Dynalist. Dynalist è super interessante ed è un concetto che io applicavo già da prima di conoscere Dynalist. Che cos'è fondamentalmente Dynalist? Un'applicazione che ci permette di fare degli elenchi puntati, ma, e questa è la caratteristica interessante, di organizzarli in maniera logica mettendo un elenco indentato, quindi sotto e spostato un po' verso destra, all'elenco di livello superiore. In questa maniera noi sapremo
quali sono i vari livelli e li potremo esplorare nel nostro ragionamento. Fosse un video YouTube, un episodio di podcast o qualsiasi cosa che stiamo facendo, li possiamo esplorare semplicemente aprendo e chiudendo i vari livelli. Vedete, in questa maniera il primo livello, poi guardate, si possono aggiungere checklist, si possono cambiare la formattazione del testo, insomma si può fare veramente un sacco di cose. Vedete che io poi posso aprirmi ogni singolo livello in questa maniera. Guardate, si possono anche inserire formule matematiche, immagini, guardate, oppure scrittura tipo programmazione e così via. Vedete, io apro e chiudo i livelli e li vado molto velocemente a scrivere in questa maniera. Quindi nuovo livello. Allora, oggi l'italiano è un optional, nuovo livello, posso andare avanti, vedete, con il tasto tab ho appena creato un sottolivello, vado ancora giù, ancora tab, sottolivello, ed ecco qua che vedete che io riesco a organizzare tutto il mio flusso di pensiero ragionando per macro categorie e poi andandole ad esplodere una per una nelle varie sottocategorie. Molto simile ad Einalist, il prossimo software applicativo che voglio presentarvi, Checkvist. Checkvist è più o meno la stessa cosa, ma perché ve lo presento? Perché è un pochino meno bello da guardare rispetto ad Einalist, ma è super concentrato sulle scorciatoie da tastiera. Quindi, se siete degli amanti o delle amanti come me delle scorciatoie da tastiera, allora puntate su Checkvist. Checkvist ci permette di fare tutte le cose che ci permetteva il software precedente, ma con una velocità pazzesca. Vedete, queste sono tutte le scorciatoie che possiamo utilizzare utilizzando proprio la tastiera, quindi senza praticamente mai toccare il mouse. Vedete che anche in questo caso il concetto è sempre quello degli elenchi puntati che possono essere ampliati, quindi esplosi, oppure ridotti. Se vogliamo un quadro di insieme, vedete che in questo caso abbiamo utilizzato nella demo anche i titoli. Ecco, questi sono i punti di primo livello e andando poi ad esploderli andiamo a vedere tutti i sottopunti. In questo caso, nel demo, nell'introduzione a Checkvist, che è fatto con un documento Checkvist, vediamo proprio tutte le scorciatoie da tastiera. Ci siamo? Siamo quasi addirittura d'arrivo. Prossimo software, Feedly, io adoro Feedly. Lo utilizzo quotidianamente nella mia dieta digitale. Che cosa fa Feedly? La facciamo breve, anche perché ne abbiamo già parlato in altri video, non c'è bisogno di approfondire. Semplicemente prende i siti web che seguiamo, le news, che ne so io, ilpost.it, piuttosto che i blog, e li mette tutti insieme in un unico flusso andandoli a ordinare eventualmente per categoria. Noi ci troveremo una specie di timeline social, ma senza l'elemento social, quindi con soltanto l'elemento informativo, con soltanto le fonti che scegliamo noi di inserire. Io dico sempre, lo ripeto ancora una volta, che per me la partita oggi si gioca qui, cioè se noi saremo in grado di selezionare bene le nostre fonti informative, saremo delle persone migliori e anche più efficaci nel mondo lavorativo, nella vita di tutti i giorni, guadagneremo letteralmente più soldi, ce la giochiamo tutta lì. Oggi dobbiamo imparare ad escludere la spazzatura che è tanta nel flusso che noi riceviamo ogni giorno tra social e notifiche e altre cose, e dobbiamo imparare a selezionare la informazione di qualità. Ecco, Feedly ci permette di farlo, e una volta che lo abbiamo fatto con Feedly, l'ultimo passaggio potrebbe essere utilizzare Pocket, ultimo applicativo di questo elenco, per salvare le cose interessanti. Quindi quando troviamo un sito web che ci interessa, un articolo, una cosa che vogliamo leggere successivamente, magari anche senza connessione a internet, ce la salviamo in Pocket, che ovviamente funziona sia con desktop, con l'applicativo web, che è mobile, quindi installando l'applicazione, e ci andiamo a leggere successivamente l'articolo che ci siamo salvati. Vedete che Pocket tra l'altro ci indica anche qual è il tempo di lettura che richiederà quell'articolo. È molto molto comodo, è uno dei tanti applicativi per salvarsi le pagine web e devo dire che è uno dei più efficaci, è sicuramente il più famoso.
Pocket era l'ultimo applicativo che volevo presentarvi. Mi raccomando, se ne conoscete degli altri preziosi, me li scrivete nei commenti e io li cuoricizzo subito se mi piacciono, così da dare valore alle persone che poi andranno a leggere nei commenti. E in più, se sono molto molto belli, magari non li conoscevo, prima me li imparo e poi ne parlo nel canale. Davvero super grazie, vi ricordo quali sono le cose importanti da fare. Magari potreste iscrivervi al canale con la campanella se volete anche i prossimi video, i prossimi tutorial, le prossime liste. E se vi piace quello che faccio, potreste farvi un giro su ciraulo.me, dove trovate tra le varie cose anche la possibilità di finanziare questo canale su Patreon, aiutare me a fare quello che è il mio lavoro, col quale pago le bollette. Basta un finanziamento veramente ridicolo di pochissimi euro al mese, e ottenere in cambio dei contenuti riservati, pensati solo per voi e per aiutarvi a creare dei contenuti migliori. Che dirvi se non un gigantesco grazie per avermi seguito fino a qui, un abbraccio, un saluto e alla prossima. Ciao!